andiamo a mangiare. Vi vorrei dire solo che da consumatori noi abbiamo tutti gli strumenti possibili e immaginabili per sapere vita, morte, miracoli di quello che mangiamo. Il marchio QM non è da meno, perché nel sito qm.marche.it vediamo i lotti, chi li vende, dove sono state allevate, vediamo tutto dei prodotti che sono in commercio. Quindi abbiamo una filiera corta innanzitutto, che è una cosa molto importante. Faccio un piccolo, abbiamo tutti i marchi e tutto possiamo vedere. Dopo il dottor Luciani, due parole alla professoressa Contrano dell'Istituto Alberghiero, che ci spiegherà alcune caratteristiche organolettiche, e poi passerò la parola alla dottoressa Alfei dell'Assam per spiegare gli oli monovarietali che andremo a mettere sul piatto. Grazie, buonasera a tutti. Due parole brevemente sul marchio QM. Il marchio QM è un marchio ombrello della Regione Marche, con cui vengono certificati prodotti di diverse filiere. Non si tratta di un marchio di nicchia, ma di un marchio che va a certificare i prodotti di uso quotidiano, come i cereali, il latte, la carne, appunto, carne bovina, carne suina, prodotti trasformati, ortofrutta, e anche dei servizi come l'agriturismo e la ristorazione. Quindi è un marchio che dovete abituarvi a vedere sempre più spesso, già in commercio su alcuni prodotti dal 2008, per esempio prodotti come il latte, il pane, la pasta sono in commercio dal 2008, altri se ci sono aggiunti man mano, e attualmente abbiamo oltre 1000 aziende già nel sistema marchio QM. Si tratta di tutti i prodotti certificati da organismi indipendenti, tutti i prodotti tracciati, di cui è possibile conoscere appunto attraverso il sito www.qm.marche.it la storia, quindi conoscere com'è costituita la filiera. Ci sono alcuni elementi in comune: intanto tutti questi prodotti rispettano dei disciplinari di produzione con delle regole molto restrittive. Ad esempio per le carni è prevista l'alimentazione senza OGM, questo è un elemento che vale per tutti i prodotti marchio QM, in particolare per bovini, suini, tutti i prodotti in cui c'è un'alimentazione normata è prevista proprio l'esclusione degli OGM. Poi è disciplinato l'età degli animali, la razza, periodi di permanenza di allevamento secondo determinate regole, diciamo che nulla è lasciato al caso, questa è la filosofia del marchio QM, quindi dare al consumatore marchigiano dei prodotti con una qualità certa, certificata da un organismo indipendente, e dare quelle informazioni per poter
persone che producono a stare all'interno di quel disciplinare. Questo è molto importante. Lascio la parola alla professoressa Contrani che ci dirà due parole di caratteristiche organolettiche per quello che riguarda la razza bovina marchigiana, perché è uno dei prodotti UM che noi abbiamo. Abbiamo sentito parlare cereali, anche addirittura ristorazione. Il mio augurio è che qua la regione ci sente, che andiamo anche sulla pesca, che ancora è un po' il pesce, l'abbiamo un po' tralasciato perché pensiamo che ormai il pesce sia, ne stiamo pescando, c'è, sta finendo anche lì, nei mari sta finendo, quindi anche questo ci vorrebbe un attimino, il signore mi guarda brutto ma sta finendo, glielo assicuro. Abbiamo parlato prima di pesce azzurro e di mangimi, parliamo e poi non ne mangiamo. Allora, lascio la parola alla collega che ci fa due, ci spiega un pochettino quello che sono le caratteristiche. Buonasera, la razza marchigiana è una razza che dà una carne buona e ha un buon sviluppo per quello che riguarda la pascolatura. Infatti noi abbiamo una classificazione europea delle carcasse e per
essenziali per capire. Allora, guardate il piatto, ancora non l'avete tutti. Allora, prima di guardare il piatto, ascoltatemi un po' che pezzi abbiamo utilizzato. Abbiamo un girello di coscio. Allora, se abbiamo presente un pochettino i vari pezzi di carne, il girello è uno dei pezzi più duri. Normalmente ci si fanno gli stracotti, quindi, come diceva la collega, cotture a lungo, affogati, i brasati, gli stracotti, eccetera, sono fatti con i girelli solitamente. Quindi tante ore immersi in liquido, in questo noi possiamo eliminare questo. Poi abbiamo fatto una tagliata, sono delle provocazioni, eh? Non dovete dire è buono, non è buono, dovete assaggiare per favore le carni, sapete, abbiamo fatto una serie di provocazioni, eliminato, se potete aspettare un attimo poi vi spiego, grazie. Abbiamo eliminato sale, in queste carni non è stato aggiunto un filo di sale, sentirete dei gusti molto molto persistenti proprio per questo tipo di cottura. La prima fetta di girello, che è quella più gialla, più rossa, che voi vedete nel piatto, è stata cotta a 52 gradi centigradi per 8 ore. La seconda, abbiamo alzato la temperatura a 58 gradi per 8 ore, quindi vedete già fra la prima e la seconda un cambiamento sostanziale di colore. Vi prego di pensare che è una carne di girello. Girello di coscio o pera, quindi non è una carne, il solito roast beef che viene tirato fuori dalla costata. Perché? Perché abbiamo voluto dire che le carni nella giusta cottura, nel giusto modo, possiamo comprare anche quello meno costoso. Poi vi dirò come farla a casa, qualcuno è in giro. La terza carne viene dalla spalla, abbiamo fatto una tagliata di fesone di spalla, quello che normalmente viene tritato per fare i macinati, quella che vedete un po' più spessa e marchiata intorno. Poi abbiamo un bollito di punta di petto, vedete stiamo adoperando tutti i pezzi poco costosi, abbiamo un bollito di punta di petto, poi ci abbiamo messo una piccola porchetta, abbiamo fatto questa porchetta dove abbiamo tirato giù quasi del tutto finocchio, aglio, sale non ce n'è, mi sembrerà un po' insipida sicuramente, ma pensate che sale non ce n'è, pepe anche questo abbastanza poco, abbiamo messo una patata al centro per pulirci un po' la bocca. Adesso Barbara, prima di iniziare a mangiare, lo so che scattate, però ci spiegherà i due oli monovarietali che ci sono. Però vi ripeto, pensate, girello di coscio, ok? Uno dei pezzi più duri che c'è nel coscio, e fesone di spalla. Questi sono i pezzi che abbiamo utilizzato. Solitamente il fesone di spalla viene smontato e triturato, ci mangiate gli hamburger e quant'altro, quindi pensate che è un pezzo di carne che ha un costo estremamente basso. Barbara, a te. Buonasera, quindi due cose sull'olio, è molto importante che tipo di olio andiamo ad aggiungere a crudo sui nostri piatti. Noi potremmo avere degli ottimi prodotti tipici, magari anche certificati, ma se poi aggiungiamo un filo d'olio di basso prezzo e di pessima qualità rischiamo di rovinare completamente il piatto. Quindi è molto importante avere un po' d'attenzione, perché un filo d'olio alla fine non costa così tanto, ma può cambiare sostanzialmente l'effetto sul prodotto. Perché dietro quel filo d'olio andiamo a ricercare diverse cose, ricerchiamo sia gli aspetti nutrizionali e salutistici, quindi parliamo di olio extravergine di oliva, parliamo di olio ottenuto da un frutto, con processi naturali, con una composizione acidica molto particolare, quindi molto ricco di acido oleico, di acidi grassi essenziali, omega 3, omega 6, eccetera, eccetera. E se l'olio è di altissimo livello qualitativo, è ricco di polifenoli, quindi di sostanze antiossidanti naturali, che proteggono l'olio dall'ossidazione, ma proteggono anche le cellule dell'organismo umano dall'ossidazione. Quindi
quindi è importante andare a ricercare in quel filo d'olio anche degli aspetti nutrizionali e salutistici che non sono gli stessi in tutti gli oli da olive che noi potremmo comprare anche a prezzo basso. Oltre a questo, l'importanza dell'aspetto sensoriale, edonistico, cioè quel filo d'olio apporta sensazioni. Queste sensazioni vanno a completare quelle che sono le sensazioni del piatto. Ovviamente riusciamo meglio a percepirle quando il piatto è caldo, perché la temperatura ovviamente favorisce la fuoriuscita delle sostanze volatili, ma comunque anche il sapore dell'olio si va ad integrare con quello del piatto. Su questa preparazione abbiamo aggiunto due tipologie di oli monovarietali delle Marche. In particolare abbiamo utilizzato la raggia, monovarietale di raggia, sulle patate e sulle due tipologie di carni rosate. Abbiamo scelto la raggia perché è un olio che è abbastanza delicato e quindi permette meglio di percepire le sensazioni della carne e le differenze delle due tipologie di carne in base al tipo di cottura che hanno avuto. La raggia è una varietà molto diffusa nella provincia di Ancona, ma anche nella provincia di Macerata, nella zona litoranea, e la sensazione più ricorrente della raggia è la mandorla verde, quindi sentiamo la sensazione di oliva acerba, ma anche di mandorla verde, il famoso mandolino. In bocca l'olio rimane mediamente amaro e piccante, molto fluido perché è molto ricco in acido oleico. L'altra tipologia monovarietale che abbiamo invece abbinato alla tagliata e al bollito è la coroncina. Coroncina che è una varietà molto tipica della provincia di Macerata, in particolare la zona del lago di Caccamo, quindi comuni intorno a Caldarola. E l'olio di coroncina è diverso dalla raggia, è un olio molto più amaro e molto più piccante, quindi più ricco in sostanze fenoliche, che ha delle sensazioni che vanno dall'erba appena tagliata al carciofo. Quindi sono due tipologie differenti, nelle Marche abbiamo tante varietà e ogni varietà è in grado di dare un olio diverso dall'altro. E la cosa importante è andare a scoprire quelli che sono i profumi e i sapori degli oli monovarietali delle Marche, in particolare della provincia di Macerata. Quindi vi invito a percepire quelle che sono le sensazioni di questi oli sulla preparazione gastronomica. Allora, grazie Barbara, Assam, perché tante volte si dice che le istituzioni non fanno niente. Penso che delle Marche e delle varie province abbiamo tutta una serie di istituzioni, forse la RACI è anche questo, no? Che sta lavorando per questo settore. Allora, vedo che tanti hanno la polina in bocca. Iniziamo. Girello, ribadisco, girello, la carne più rosata. Potete iniziare magari a assaggiarla, è la carne più rossa, ok? Sì, è questa qua, esattamente questa qua. Allora, sono tutti e due girelli, abbiamo 6 gradi di differenza nella cottura. Controllate i colori innanzitutto, come diceva la collega, il colore non è dato così a caso. Quindi sono tutti e due girelli, io ho preso esattamente lo stesso girello, l'ho tagliato a metà, uno l'ho cotto a 52, l'altro l'ho cotto a 58. 6 gradi di differenza, non cambia assolutamente nulla. Quindi è la stessa carne, lo stesso animale, ripeto, www.qm.marche.it, basta vedere che tipo, chi l'ha allevato, eccetera, eccetera, sappiamo vita, morte, miracoli. Quindi se sentite, sono due tipi, scusate, 3 giorni che parlo non ce la faccio più, sono tre tipi di, sono due tipi di cotture dalla stessa cosa. Nel sacchetto sottovuoto abbiamo anche messo gli oli con cui state mangiando, ok? In modo che anche la carne prenda il sapore. Passiamo poi forse al pezzo, quanto passerete al prezzo, poi vi lascio l'ice di Macerata che ci dirà il vino, all'altro pezzo che è una tagliata, ribadisco, di spalla, 52 gradi per 14 ore, il pezzo diventa più duro perché è una parte muscolare più utilizzata, abbiamo allungato i tempi di cottura, tutto qua, né più né meno. Ovviamente se era una tagliata di filetto sarebbe stata sicuramente più morbida, lì non ci piove, però noi qua dovevamo capire oggi, il nostro scopo era quello di far capire la differenza, che cosa indica nelle cotture di una carne di qualità, la differenza di tempo e di temperatura. Passiamo poi al
Follico, abbiamo fatto in maniera anche questa abbastanza sottovuoto, ribadisco, non c'è un filo di sale, sentite il gusto della carne, oltre che l'olio, lo sentite in bocca che vi lascia un gusto pieno, lì vi sembra un po' insipido, poi rimane quel gusto in bocca che è persistente, iniziate a diminuire il sale, fatelo, scoprirete nuovi mondi, veramente. E poi la porchetta anche qui in assenza completa di sale, le cotture in certi ambienti indicano la non rimettere sale, perché la carne è già se una carne di qualità, se sa di qualcosa è inutile andare a girare, rimettere, rimettere eccetera eccetera, va bene? Allora, avete qualche domanda sulle cotture? Dica. Allora, la tagliata intorno al marrone, perché abbiamo riprodotto una tagliata, dopo che ha fatto questa cottura prolungata, è stata cotta velocemente di fuori, quindi è stata riprodotta la reazione di Maillard. Qualcuno mi dirà che le temperature sono un po' basse, voi pensate che il classico roast beef non supera i 32-36 gradi nel cuore, se vogliamo il classico roast beef. Poi che piace o non piace la carne, sta in un altro mondo, questo è totalmente un altro tipo di discorso, però considerate che quindi noi abbiamo cotto per 14 ore 52 gradi, quindi abbiamo aumentato la temperatura. Altre domande? Gallozzi, Ice di Macerata, ci spiega un attimino il vino. Buonasera a tutti, abbinare un vino a tutte le varie sensazione, e quindi abbiamo bisogno di alcol e di tannicità. In questo caso lo troviamo in questo vino rosso, che è un rosso Piceno 2010, 14 gradi di temperatura, quindi abbiamo un buon frutto abbinato a una elevata grado alcolico. Adesso capisco che è anche difficile fare la degustazione del vino, comunque è un rosso rovino, molto limpido, con delle sfumature ancora viola, perché questo è chiaramente un 2010, quindi è ancora nella sua gioventù. Al naso, se riuscite a portare un attimino al naso, ha dei sentori di frutta matura e in pratica ha sotto spirito, perché proprio con questa sensazione di alcol che arriva al naso. Questo vino fa anche un anno in barrica, in piccole botte di legno, quindi abbiamo anche profumi terziari, quindi soffermandoci un attimino con il naso potremo sentire anche dei sentori di cannella, di pepe, di pirizia. Se voi mettete in bocca specialmente gli ultimi bocconi, cioè tipo la porchetta o la tagliata, e la masticate bene, poi deglutite e mettete in bocca un sorso di vino e masticate anche questo, vedrete che troverete la bocca perfettamente pulita, subito pronta per il prossimo bottone. Grazie. Vedo dei piatti che avete mangiucchiato qualcosa, quindi forse avete anche gradito qualcosa. Spero che non sia solo fame, se non è un problema. Allora, ribadiamo il concetto, prodotto di qualità. Il marchio non è una cosa che si mette in un certo... Sì, ripeto. L'assessore farò. Quindi ripetiamo alcuni concetti. Partiamo da un prodotto di prima qualità, mangiamo meno carne, mangiamola buona, accorciamo la filiera per quanto sia possibile, continuiamo a vedere
sottovuoto. Cotture sottovuoto vengono molto utilizzate nella ristorazione in questo momento perché ci danno la possibilità di far lavorare i macchinari quando noi dormiamo. E questa è una cosa molto importante perché chi fa questo lavoro sa che cosa vuol dire stare 12, 14 ore, a volte anche di più. Quindi la cottura sottovuoto mantiene i succhi della carne, mantiene tutto quello che riguarda le caratteristiche, le proprietà della carne, non le disperde in altri liquidi, ma li mantiene al suo interno. Vengono utilizzate proprio per questo motivo, perché le cotture lente, queste cotture lente, ci danno la possibilità, ribadisco il concetto, forse chi non conosce un po' la carne è un concetto che è molto difficile da capire. Avete mangiato un roast di girello, solitamente si fa con la lombata, che è la seconda parte più tenera, se voi andate a prendere qualsiasi tipo di ricetta, lo fate con la lombata e il roast beef. Qua avete mangiato un roast beef di girello e penso che l'abbiate trovata abbastanza morbida, d'accordo? La tagliata era un pezzo di spalla, le spalle le smontano, le triturano, fanno dei macinati normalmente. La tagliata era un pezzo di spalla, un pezzo molto duro, scelto il pezzo più duro che ci sia sulla spalla, al di fuori del garrello, ovviamente, perché sarebbe stato impossibile farlo, adesso i miracoli non si possono fare. Quindi solo unicamente tramite queste cotture, tramite il rapporto temperatura-tempo, quindi più abbasso la temperatura, più aumento il tempo di cottura, più ho un muscolo in tensione, perché quando parliamo di carne parliamo di fascia muscolare, c'è la fascia muscolare che è meno in tensione che il filetto, però non possiamo pretendere che un animale, un bovino ci dia 4 filetti, un bovino ci dà 2 filetti, un bovino ci dà 2 lombate, quelle sono, punto. Per anni i tedeschi ci hanno mandato giù i quarti posteriori e hanno lavorato i quarti anteriori facendo i soldi sulla nostra testa, eh? Parliamoci chiaro, non è che le cose ce le dobbiamo dire come stanno. Quindi adesso abbiamo fortunatamente riscoperto questa grande razza, perché è una grande razza, sentite il sapore. Avete visto i due tipi di cotture con 6 gradi di differenza, non dico 60, dico 6 gradi di differenza, avete visto i due tipi di colori, ribadisco, lo stesso girello l'ho tagliato a metà. Uno ha fatto una temperatura, uno ha fatto 6 gradi in più. Il primo ha fatto 52 gradi per 8 ore, il secondo ha fatto 58 gradi per 8 ore. Non pensate che ci siano grandi costi, perché basta, ci sono delle attrezzature che possono lavorare grandi quantità ma anche piccole quantità, quindi quello non è un problema. D'accordo, il terzo invece l'abbiamo lavorato per 14 ore, la tagliata di spalla, sempre a 52 gradi, costanti, sotto vuoto lo possiamo fare perché non c'è nessun tipo di problema, anche con un consumo economico molto basso. Ribadisco, non c'è un goccio di sale, non ha visto un filo di sale, tutta quella carne che avete mangiato non ha visto un filo di sale. Ok? Quindi anche se dovessimo parlare di discorsi di dietologia, quindi ipertensione e quanto, facciamo dei piccoli passi in avanti. Altre domande? Dica. I sacchetti sono fatti apposta. Abbiamo comunque anche la pellicola arriva a 120 gradi, arrivo da lei dopo, la pellicola arriva a 120 gradi centigradi, è stata, sono dei sacchetti appositi per cottura, perché nel sottovuoto esiste sia il sacchetto per mantenimento e il sacchetto per cottura, che molto più spesso si vede proprio, che è molto più spesso, quindi il sottovuoto arriva a un massimo a campana del 99%. Dica. Che cosa possiate fare? Giustamente, la pentola a pressione, tenuta bassissima, non arriva sicuramente ai 58 gradi, perché comunque se fa vapore, fa pressione, siamo a 100. Se c'è pressione superiamo sempre i 100 gradi centigradi, è fatta apposta la pentola a pressione, diminuisce i tempi di cottura perché aumenta la temperatura grazie proprio alla pressione del vapore. Pensate che un arrosto comunque sotto i 100
comunque questo discorso, oppure in acqua con una sonda, ormai si trovano dappertutto in acqua, però sono vetture molto lunghe, a bagnomaria, sì, nel bagnomaria va benissimo, il bagnomaria per definizione non dovrebbe superare i 66 gradi centigradi, anche lì. La cotenna che era croccante l'ho fatta venerdì, quindi è rimasta croccante per oggi. È stata una lavorazione molto semplice, che qualcuno mi guarderà, è stata una lavorazione al 90% di vapore, a 120 gradi, cioè non abbiamo messo tutto vapore, abbiamo messo in camera il 90% di umidità, attenzione, non di vapore, a 120 gradi, ha fatto 6 ore, poi ho levato l'umidità e ha fatto 20 minuti a 160 gradi. Da lì è andata a meno 18, un abbattitore di temperatura immediatamente, dal forno in abbattitore, e la porchetta è rimasta croccante, la cotenna è rimasta croccante. Molti ci mettono dell'acqua a sale per farla rimanere croccante. Ci rimane da sola. Grazie, altre domande? Allora, concludiamo dicendo, prodotto QM, lo trovate, www.qm.marche.it, ormai su internet ci andiamo quasi tutti, avete tutti i prodotti, i produttori, tutta la filiera completa, è un ulteriore passo in avanti che la Regione Marche ha fatto, non sono tante le regioni che sono così avanti, d'accordo? Queste io non ho fatto altro che andare su internet, in base ai pezzi di carne che mi servivano ho scelto il produttore che me li potesse mandare. È abbastanza semplice, quindi non è... Il costo sicuramente è leggermente più costoso di una carne che viene dall'Olanda, dalla Germania, dalla Francia. Ha un gusto un pochino differente. Non avrei potuto fare con queste carni a basso costo non mettere il sale, non l'avrei potuto fare. Qua l'abbiamo potuto fare perché la catena, la filiera, scusate, non la catena, anche le mangine è regolata da un disciplinare. E seguire i disciplinari, vedete, tante volte io parlo con tanti allevatori, eccetera, alcuni girano un po' la data che sono questi disciplinari, perché poi vengono controllati. Perché poi li devono seguire, allora qualcuno preferisce dire, giustamente, commercialmente tutto va bene, non è che voglio dire che quelli sono bravi, gli altri sono cattivi, attenzione, una volta ho detto così un allevatore che era lì, allora io sono cattivo, no, commercialmente ognuno sceglie le sue vie e le sue cose, per carità di Dio, ma la carne ha un sapore diverso, pensiamo al latte. QM fa anche un prodotto latte, formaggio, e quando si assicura nel latte QM che più del 90% è latte marchigiano, non è poco, non pensiate che il latte che viene muto a Iesi poi in automatico sia distribuito entro 50 km, può andare tanto, viaggia tanto per Roma, il latte. Va bene, se non avete altre domande io concluderei, anche perché c'è un po' di freddo questa volta. Presidente, niente, l'assessore? Facciamo di due cose, uno, prego. Ma che dire, abbiamo assaggiato tutti con molto, non era la fame perché a quest'ora, ma sicuramente il piacere di assaggiare questi piatti. Siamo arrivati alla fine di questa rassegna. Noi non possiamo che ringraziare l'Istituto Alberghiero, gli insegnanti e tutti i ragazzi che si sono prestati a questi tre giorni, quindi un arrivederci al prossimo anno, a parte che fra un po' c'è la polenta, vero Presidente? Quindi tutti in attesa. C'è anche continua fino almeno alle 8, quindi tutti in attesa di assaggiare la polenta, quindi buona continuazione di grazie a tutti e arrivederci poi al prossimo anno. Grazie.